Bagema, servizio velenoso su Ortman, ancora problemi in rice per Monza. Ortman che prova a contrattaccare, contiene il muro, ricostruisce Sirressi per Montibeller che cerca il tocco del muro. Paneke bordata su Sirressi che la ricaccia di là. Ortman la tiene su Casalmaggiore con Bagema. Marigno per Laura Partegno che scambia al Palaradi. Se ne sono date di santa ragione, ma la ragione ce l'ha avuta prima Imma Sirressi e poi Laura Partegno. Anche questo punto andrebbe forse attribuito a Imma Sirressi. ...12-9 in battuta Bosetti su Guerra, tesa al centro per Cone, una mano, salva Airbus, contrasto tra Cone e Bonifacio con la sfera che resta viva, palla per Bonifacio, il suo pallonetto spinto, prova a salvare Van Gestel, cosa recupera Venturi e può contrattaccare ancora Novara con Smajek, ancora recuperare Firenze, che difese stiamo vedendo signori, appoggia Caterina Bosetti, Hancock allarga per Airbus! A segno la belga, 13-9 Novara, ma applausi per Firenze. Applausi per Firenze, molto brave a difendere dei palloni quasi impossibili, a toccare con il muro e poi a salvare in assistenza per tre volte consecutive. Poi. Brava Biganzoli a mettere in difficoltà Cecchetto, Carcases, il muro ancora di Berti, Angeloni. Attacco solo accennato il suo Nicoletti, picchia forte ma ancora Cecchetto a chiudere la parallela, grande scambio questo qui alla pala Giorgia, la palla è ancora in vita, Nicoletti palla difficile, Carcases la tiene in vita da seconda linea, pallonetto che non cade, quello di Avelkova, c'è una free ball però per Perugia, ancora Avelkova, è vincente l'attacco di Elena Avelkova, gran punto questo Matteo. Sì, sì, è passato proprio tra le mani e la rete forzando tantissimo un colpo perché il muro era comunque piazzato. A prendere un margine rassicurante, 12-10, ricezione di Dodorico, non era facile. Ancora Dodorico in bagger per Melli, il pallonetto di Melli che non riesce a chiudere, Silla un po' in controtempo, grande difesa a terra di Vittoria Piani, poi Melli sulle mani del muro, completa De Gennaro, la ricostruzione velocissima di Asha Volot che trova idee che altri, ad altri sì, non passerebbero nemmeno Simone... per la testa. Brava anche Robin De Cruyff a riproporsi però, che sì. Palla. A decidere. Quale delle due la spunterà in questo secondo set? Prandi ora al palleggio su Kalia Lanier. Molto bene Gennari in ricezione da fondo campo. Alexa Gray, difesona di Fersino e poi Kalia Lanier, il pallonetto un po' telefonato questo. Polter ancora per Gray e ancora Fersino con una grandissima difesa. Sara Loda, l'attacco di Loda. Polter, Gray, l'attacco di Gray, sarà Loda ancora a difendere, poi Enright, l'attacco di Enright, cerca di prendere Alessia Gennari, ce la fa incredibilmente! Gennari, free ball ora per Bergamo, Prandi, posto 4 per Sara Loda, il muro, Fersino nuovamente, Prandi, Kalia Lanier, l'attacco di Lanier, Giulia Gennari con il bagger, Camilla Mingardi, l'attacco di Mingardi è out! Che punto ragazzi, che scambio questo! Si candida a essere lo scambio della settimana, 24-23 Bergamo, grandissimo scambio, applausi per entrambe le squadre.